bene, abbiamo ascoltato Sosia, Non ci credo più, un brano che ci è entrato veramente sotto pelle, lo dico sempre, quando vi piacciono è così, ragazzi. E diamo subito il ben trovata, abbiamo parlato oggi di colori durante questa programmazione, abbiamo cercato di capire cosa significa essere consulente di immagine e come tutto questo insomma va a collegarsi all'armocromia, ma tutto questo lo possiamo chiedere semplicemente alla nostra ospite. Lei si chiama Silvana Matarazzo, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Buongiornissimo. Sì, cioè ci stava questo invito perché ovviamente lo spazio interviste si occupa di musica, ma parlando di musica si parla di spettacolo, si parla di artisti e quindi esiste una figura, abbiamo scoperto esiste una figura che segue questi artisti nella propria formazione, occupandosi in questo caso non di voci, non di musica, ma come fa a conciliarsi con questo che adesso definiamo come armocromia? Ma perché possiamo dire intanto che la moda ha il ruolo di accostarsi alla musica ed entrambi hanno bisogno di coordinarsi a vicenda. D'altra parte la musica è stata sempre legata alla moda e viceversa. E, diciamo che il lavoro che svolgo come consulente d'immagine è da un bel po' di tempo che si è presentato anche nel nostro paese. Il consulente d'immagine è una figura professionale che crea e coordina un percorso volto ad aiutare le persone a migliorare la propria immagine. Quindi qua scusate se ti interrompo, quindi io ad esempio sono una speaker, una cosa essere magari una speaker, una cosa essere un cantante, una cosa essere un presentatore di spettacoli, eccetera. Insomma per ogni personalità c'è uno studio, giusto per andare sul concreto e così da far capire anche a chi ascolta che quando parliamo di giustamente di consulenza d'immagine non è che ci alziamo la mattina, cioè c'è uno studio legato anche al ruolo, suppongo. Se non è così correggimi, Certo, no, hai detto bene. È un ruolo che comunque non interessa soltanto la categoria degli artisti che possono essere musicisti, cantanti o artisti di teatro, di cinema, ma è una professione, cioè una consulenza che interessa tutti, perché appunto dicevo questo, che il consulente, cioè la bravura del consulente in sostanza d'immagine consiste nel valorizzare la bellezza insita in ciascuno di noi, ottimizzando anche i costi, e questo è anche importante. Tra le altre cose, noi consulenti ci avvaliamo di una disciplina molto importante, di una scienza che viene chiamata armocromia. Infatti l'armocromia è una scienza che in base alla combinazione di pelle, ossi e capelli definisce la palette dei colori ideali per ciascuno di noi. Ovviamente lo scopo di questa disciplina non è assegnare passivamente una palette, ma si prefigge di indirizzarci scientificamente e oggettivamente nella scoperta dei colori amici, perché i colori amici sono oggettivi e li riconosciamo noi stessi quando ci mettiamo davanti allo specchio. Quindi chi esegue l'analisi dei colori, che è sempre il consulente d'immagine, perché il lavoro del consulente è un lavoro tecnico. Allora, gli amici social, chiedo se vi sta arrivando, se riuscite a sentirla, giusto? Perché magari ho qualche problema io in questo momento di ritorno in cuffia, quindi se così non fosse, fatemi sapere che cerchiamo di sistemare il ritorno anche audio per quanto riguarda i social. Quindi fatemi sapere, scusami se ti ho interrotto. Stiamo parlando con Silvana Matarazzo, lei è consulente d'immagine, stiamo parlando di armocromia, e siamo arrivate alle palette, che sta spiegando, cioè per palette di colore, suppongo. No, quando parliamo di questo? Sì, ok, certo. Palette colore. Infatti l'analisi dei colori, cioè chi esegue l'analisi del colore è l'ambasciatore di un messaggio che soltanto il colore può veicolare, perché il colore praticamente non fa altro che far emergere la bellezza innata che c'è in ciascuno di noi. E non solo, praticamente il colore veicola anche dei messaggi.
messaggi. Per esempio, sì, prendiamo il rosso viene considerato, viene chiamato il power color, cioè il colore di potere. Bisogna stare molto attenti quando si indossa questo colore, perché veicola un messaggio ben preciso. O per esempio il blu veicola il messaggio della fiducia, e quindi anche consigliabile quando andiamo a fare un colloquio di lavoro, sì, è bene indossare colori giusti. Per esempio il blu veicola proprio questo messaggio. Anche nel web troviamo il blu, che per esempio lo troviamo su Facebook. Quindi cioè, mi faccio capire, allora, cioè, questo va a indicare non soltanto quello che indossiamo, quindi stiamo parlando dall'accessorio al colore dei nostri capelli, cioè stiamo parlando di tutta assolutamente, assolutamente. Infatti, sì, come dicevo poc'anzi, che cioè io volevo fare, volevo puntualizzare questa differenza. Cioè il lavoro che svolge il consulente d'immagine e quello che svolge il personal shopper e lo stylist. Ok, interessante. Chiariamolo. Il consulente d'immagine è una figura professionale che crea e coordina un percorso volto ad aiutare le persone a migliorare la propria immagine, mentre il personal shopper è un consulente per gli acquisti. Lo stylist invece crea e coordina l'outfit per un'occasione speciale, come per esempio uno shooting fotografico, una cerimonia. Ora, lo scopo del consulente è quello di tirar fuori il bello da ciascuno, ma non secondo un gusto personale. L'obiettivo, infatti, il nostro obiettivo non deve essere quello di trasformare le persone a proprio piacimento, ma lasciare che l'armonia e l'equilibrio di forme e colori indichino le soluzioni più adatte a ciascuno. Questo io lo voglio puntualizzare. E devo dire che era proprio il caso di farlo, perché ha chiarito molte idee. C'è addirittura Kevin che scrive sui social: adesso ha capito cos'è armocromia. Un bellissimo lavoro. E poi ha confermato: sì, vi sento. Grazie Kevin per aver risposto. Salutiamo anche Letizia Galesi, che tra l'altro voglio dire conosce benissimo come artista questo ruolo. Letizia è una bravissima artista, una persona speciale, e ha un animo, non oserei dire unico, ma quasi. Confermo e mi fa piacere che arriva anche a te così, perché è appunto una sì, persona, un'amica straordinaria. Allora, e perché parliamo, infatti ti volevo dire, sì, che ti interrompo, sì, proprio di artisti, perché appunto c'è anche Letizia Galesi. È molto importante, io questo lo voglio sottolineare, a riguardo del fatto che la moda appunto ha un ruolo molto importante proprio nel caso specifico della musica. Sì. Io mi voglio proprio, colgo l'occasione proprio per rivolgermi ai cantanti, che ogni palco richiede sempre un tipo di narrazione che si muove anche attraverso lo stile. Questo però non significa che l'outfit dell'artista deve essere crispato, ma l'immagine e il look hanno bisogno di partecipare alla narrazione del personaggio. Per esempio, quest'anno Annalisa, sì, su questo grandissimo palco che è quello di Sanremo, sì, il consulente d'immagine ha voluto veicolare un messaggio, cioè quello di trasmettere la silhouette e i colori forti che ha indossato questo artista. Però, e quindi è molto importante che questo accada per gli artisti. Io ho seguito Alice Paioli a sì, Sanremo 2018. Alice mi chiese proprio di seguirla per questa bella occasione, ed è stata per me un'esperienza unica ad oggi. Io proprio per quell'occasione non ho fatto altro che in fondo narrare il personaggio che era Nietzsche. Alice, e tipo per esempio rispettando le sue trasparenze così ammiccanti, perché lei amava queste trasparenze, senza mai però cadere
nella volgarità, cioè scadere proprio nella volgarità. Certo, questo è importante, e rappresentandola abbiamo, cioè perché l'artista, cioè ogni artista che sale su un palco, deve far parlare di sé anche attraverso l'immagine. E la moda, a mio avviso, è il piatto su cui servire la pietanza. Bellissima questa definizione. Allora, Francesca, i nostri tempi purtroppo sono molto contenuti, come sai, quindi da parte mia scatta, anche da parte degli amici che sono molto interessati, quindi stanno seguendo questa diretta, e ci sono ancora, se sarà tuo piacere ritornare, magari chissà, riusciremo anche a fare qualcosa anche dal vivo, quindi da modo da poter far vedere ancora più da vicino, ecco, questo aspetto legato all'armocromia, però credo che abbiamo già un po' reso l'idea, e quindi ti invito intanto a dare delle info, perché io so che comunque esistono, al di là del ruolo, che qual è il tuo lavoro come docente eccetera, ma esistono anche corsi, quindi può essere che c'è chi vuole essere seguito, c'è chi vuole stare invece dall'altra parte, quindi vuole arricchire ovviamente questo aspetto. Quindi dove ti possono cercare se vogliono farti altre domande, rivolgerti altre domande personali, o magari pensare di capire come seguire la propria immagine? Ad esempio, io ti avrei anche chiesto, per una pelle diciamo olivastra come la mia, se il colore dei capelli che io ho è azzeccato oppure no, oppure chiederti qual è il colore che magari può andare per me. Quindi magari lo rimandiamo alla prossima. Certo, però questa sarà l'analisi dei colori a darti la risposta, perché appunto attraverso l'analisi dei colori riusciamo a capire qual è il sottotono di una persona. Sarà un sottotono freddo o caldo? E questo è molto importante. E si apre un mondo, ragazzi, si apre un mondo. Cioè, avete capito? Perché è importante? Perché praticamente l'armocromia proprio ci insegna a usare proprio il principio della ripetizione. Cioè i colori che indossiamo non devono far altro che ripetere i nostri colori naturali. Bene. È un mondo abbastanza ampio, ci vorrebbero ore e ore. Ma infatti per questo dico, devi tornare per forza, perché non ci puoi lasciare così a fiatto sospeso. Francesca, Francesca, l'abbiamo salutata prima, abbiamo ascoltato Sosia con Non ci credo più, che ha anticipato questa diretta, quindi ne voglio approfittare anche per mandare un saluto da parte mia. Nel frattempo saluta la nostra Letizia, la Naif e gli amici che hanno partecipato a questa diretta. Invito invece Silvana Matarazzo, se potrai, perché so che sei molto impegnata tra le tante cose, mi permetto anche di anticipare il fatto che tu sei da 30 anni nel mondo della moda, e in più stai anche seguendo, sei spesso ospite per quanto riguarda il premio Eleonora Lavore. Penso che il 10 luglio ci saranno appunto le finali, e anche lì insomma si avvalgono di figure come la tua, che segue gli artisti e questi eventi importantissimi seguiti da tutto il mondo. Quindi è stato un bellissimo evento, questo lo voglio sottolineare, ragazzi bravissimi, artisti bravissimi, Giuseppe Lavoro è veramente un grande professionista, organizzato tutto al meglio, curando ci fa molto piacere sapere che si avvale appunto di persone professioniste come te. Silvana grazie. Matarazzo, la cercate e la trovate dove? Così poi andiamo alla chiusura. Su tutti i web, Facebook, Instagram, e su tutti i social mi trovano assolutamente. Perfetto, quindi ragazzi, telefonici. Se volete insomma conoscere un po' più da vicino che cos'è l'armocromia, quindi cercatela. Silvana Matarazzo, grazie, a prestissimo, grazie, docente mille, di moda e ovviamente di immagine, consulente di immagine. Alla prossima, un bacio a tutti. Affetto. Voi. A presto, arrivederci. Arrivederci.